Manuel. Manuel? Micio? E arriva Olivia. Micio? Amici, cosa? Fatti vedere quanto sei bello. Micino? Vabbè. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, finalmente riesco a farvi vedere tutto quello che abbiamo preso per Gabriele. Essendoci questa emergenza, ci hanno chiesto di evadere tutto l'ordine, cioè di andare a prendere la roba per tutti e due i buoni, perché ne ho uno per Maurizio e uno per Gabriele, e in una volta sola. Quindi è tantissima roba, perciò dopo verrete, cioè pulirò la dispensa, diciamo, per sistemare bene la roba di Gabriele e Maurizio insieme a me. Ma prima vediamo la spesa che dobbiamo mettere a posto. Ma già mi viene un colpo. Allora, qualcosa è già aperto perché hanno già iniziato a mangiarlo perché non ne avevamo più. E invece altre cose, vabbè, sono chiuse. Allora, abbiamo preso gli spaghetti della Rummo. Poi queste panfette senza glutine. Questo qui è quello normale. Poi questi panini rolls, scusate, della Char. Ah, questi qui invece sono della Nutri-Free. E questi qua, vabbè, della Rummo, l'abbiamo detto. Poi le fette biscottate integrali. Le fette biscottate normali. Altre fette biscottate normali. E praticamente io gli ho dato delle indicazioni e poi hanno fatto, diciamo, loro con le marche, perché sanno, sono 8 anni che vado in quella parafarmacia, quindi ormai sanno quello che prendiamo di solito. Altri spaghetti. Poi le patatine, queste qui al formaggio che a Gabriele piacciono tanto. Ce ne erano 4, ma uno ce l'ha già mangiato, ce ne sono ancora 3. Poi le penne rigate. E poi questo pan bauletto bianco della Nutri-Free. E uno è andato. Adesso c'è il sacco. Allora, 2 di questi cereal oro gondoline al cacao, uno l'ha già aperto e uno è qua ancora chiuso. Questa qua è la scatola. Vai, butta. Poi il crunch muesli con mandorle, croccante di avena con mandorle e nocciole. Non è male, l'ho già assaggiato. Poi queste brioche con gocce di cioccolato, che sono simili pangozzoli, diciamo. Questa invece è Pina. Poi della Massimo Zero questi frollini. Dopo, aspetta. Poi della Nutri-Free questi biscotti del mattino. Sono senza lattosio, senza proteine del latte. Poi della Farabella gli gnocchi di patate con riso, 4 confezioni, queste qua sono da mezzo chilo. Ah, un'altra confezione di biscotti del mattino. Ah, sono 5 gli gnocchi? Ah, sono 5 gli gnocchi. Un'altra confezione di brioche con gocce di cioccolato. Mamma, sono sei. Sei, credi? Ah, sono 6. Va bene, prima che abbiamo finito ne troviamo altre 20. Poi le stelline, queste qui della Rummo. Un pacchetto si è aperto. E poi un altro pacco di frollini, questi qui dalla Massimo Zero.
Tira giù questo. Cos'è che facciamo domenica? No, non lo dici, sennò poi come facciamo a farglielo vedere? Mettili qua. Tanto l'avevi già detto. Poi, di questa marca Gudo, questi frollini con latte e uova, carretti, sono tipo le macine, insomma. E poi c'è un po' di pasta, la solita che prendiamo noi, della Garofalo, sia bianca che quella lì di legumi, perché c'è sempre l'offerta, ce n'è un sacco intero, non sto a farvela vedere tutta nel dettaglio, tanto è sempre la stessa, no? Cambia. Poi questo panfette integrale, anche loro saranno messi all'astrico da tutte le cose che sono andati a prendere, e quindi comunque mi hanno dato anche quello che avevano, ma tanto va bene, al massimo proviamo cose nuove. Poi la rum, le penne rigate, gli elicoidali. Poi qui c'è l'ultimo superstite dei plum cake allo yogurt. Poi oh no, mi è caduta la scatola della Massimo Zero, le penne rigate e i fusilli che sono da un chilo, e poi due confezioni di ognuno di mix, sempre della Nutri Free, per pizza, mix per dolci, mix per pane. E così almeno faccio anche per loro pane, pizza, che non viene proprio esattamente così, ma vabbè. E le torte. E poi adesso vedo, c'è ancora qualcosa sicuramente da farvi vedere. C'era ancora della pasta, mezze penne rigate sempre della Rum e i mezzi rigatoni sempre della Rum. Basta, questo qui è tutto quello che abbiamo preso. E niente, quindi adesso andiamo a sistemare tutta la dispensa, così sistemiamo anche tutti questi prodotti senza glutine. Vi faccio vedere, una volta era tutta bella in ordine, poi varie vicissitudini hanno fatto sì che si di nuovo diventasse un caos, ma non tantissimo, un mezzo caos, quindi adesso dobbiamo andare a rimettere in ordine. Dunque, qua ho messo tutti i contenitori di plastica e infatti le lenticchie lì nel suo posto. Poi sotto ci sono le tazze, i tè, e dietro ci sono le ciotole, quelle lì di plastica, e poi sotto c'è un contenitore di vetro con le cose cinesi che però non usiamo. Qua ci sono i bicchieri e i bicchieri di plastica, i miei contenitori per la dieta, i misuratori, e di qua invece la roba di vetro. Poi passando di qui, in cima ho messo le farine e la pasta per minestrina e per minestra. Sotto c'è la pasta, il riso, e ho dovuto metterci anche i cracker perché non ci stavano. Sotto ancora, col mobile, il fondo del mobile mezzo rotto, e le teglie che non vanno lì, c'è la roba per la colazione. Era divisa tra bambini e Maurizio, infatti per quello che c'è il caffè, e quello che uso io, preparato per pizza, in realtà non mangio la colazione, ma in questo momento che non posso andare a fare la spesa quando voglio, non riesco più a seguire l'alimentazione come dovrei. Cerco di non esagerare, cerco di far mangiare tutti quanti in modo sano, però non è facile, perché comunque non potendo andare al supermercato quando ne ho voglia, diciamo, la spesa deve durare il più possibile. Ecco, poi scendendo c'è il vero caos, cioè la roba, la parte di Gabriele e Maurizio, e anche il portatorte non dovrebbe essere lì, neanche la teglia per il... ma che plum cake per il pandoro. Si può spostare? Sotto troviamo la parte di... Tia. Ecco, è quella più in ordine praticamente.
E poi sotto ancora ci sono i contenitori, quelli di plastica, che ci sono gli scolapasta. Basta. Paste e poi i contenitori di plastica e le ciotoline che usiamo quando mangiamo l'insalata, anche qua era in ordine. E poi invece lì sotto ci sono legumi, marmellate, Nutella. Nutella, fritri per la brocca che continuiamo a farne scorta, ma la brocca non ce l'abbiamo mai. Vabbè, e basta. Quindi adesso ci mettiamo qui e sistemiamo tutto questo qua. Prima parte l'ho messa a posto, vabbè, qui a parte mettere a posto un po' le tazze era a posto, qui dove ci sono i bicchieri anche, qui ho sistemato un pochettino e ho messo anche i contenitori con la pastina ben messi, qua era già praticamente in ordine e niente, anche qui la roba della colazione, aspettate. Ecco, come vedete era già praticamente anche qua in ordine. Devo spostare, ecco, protein pizza su perché non va lì. E comunque è a posto. Come vedete qua ho sistemato, c'era veramente un sacco di casino, ho messo a destra la pasta e invece a sinistra tutte le farine chiuse, biscotti, cereali, beh la roba di Pia in realtà non era da sistemare molto, lì neanche e in fondo dove ci sono i legumi nemmeno, perciò così è com'è adesso sistemata. RS DJ. Qui, come avete visto, non è cambiato niente a parte che ho aggiunto le patatine. Qua invece ho dovuto spostare e stringere un po' la roba di Pia per lasciare questa striscia qui per Gabriele fino in fondo. Dietro ho messo fette biscottate, pane chiusi. Davanti questo cestinetto contenitore con tutte le briochine, i biscotti che sono aperti, ce n'era magari solo uno, e poi delle farine cocco, la maizena, qui c'è il pan grattato aperto, un pacco di pasta, e invece qui ho messo le farine aperte che potevano andare assieme o che erano a sufficienza ad essere messe in un contenitore.
Secondo me questo tappo non è il suo. Vabbè, adesso poi vediamo. Comunque questo è il quello che ho fatto. Ah, invece in questo scatolone ho messo le farine dove la quantità è poca, anche da mettere in un contenitore, poi se no me la perdo. Quindi sono quelle che andrò a finire in questi giorni, facendo qualche preparazione. Adesso vediamo cosa mi viene in mente, in modo da levarle via, perché veramente, come avete visto, c'era casino e tante farine aperte che poi rimangono lì. Perciò, magari mischiandole anche ad altre cose, devo cercare di farle fuori. Adesso Giorgia mi ha chiesto di darmi una mano, così ha scaricato e ricaricato la lavastoviglie. Io intanto sono andata a preparare l'impasto per la pizza senza glutine. Ho usato della farina per pizza che avevo già aperta e poi farina rustica della Revolution, poi ho aggiunto l'acqua dove avevo sciolto il lievito di birra, ho messo un po' di sale e ho impastato. Poi copro e metto a lievitare. A questo punto passo al nostro impasto. Ho messo 1,2 kg mi sembra di farina, acqua con lievito sciolto, olio e ho fatto, ho impastato con la planetaria. Poi qui l'ho preso solamente un po' in mano, gli ho dato la forma rotonda, ho fatto la croce, coperto e messo a lievitare. Poi sono andata a prendere tutti gli ingredienti per fare i baci di dama senza glutine. È solo che ho solamente cambiato la farina in una ricetta col glutine e quindi vedrete poi il risultato dopo. Ho provato a fare i cerchiolini così come faceva nella ricetta, poi ho provato a pesarli come diceva sempre nella ricetta. Li abbiamo messi in freezer per un'ora, ma quando li abbiamo messi in forno poi vedrete quello che è successo, per quello che non ci sono le dosi della ricetta. Poi andiamo a preparare invece il ripieno del
dei calzoni e per primi stendo quelli senza glutine. Buongiorno, allora stamattina una colazione completamente diversa dagli schemi, bacon, e adesso qui vado a fare le uova strapazzate e qua c'è l'acqua per il tè, per tutti quanti. Per cena vado a preparare degli involtini con la lonza e dentro metto il prosciutto e la mozzarella che sono avanzati dei calzoni il giorno prima, e intanto stavo facendo la videochiamata con mia madre e mia sorella, e niente, poi vado a impanarli e poi li vado a friggere in padella e li abbiamo uniti insieme a un'insalata perché erano già molto pesanti di loro. E basta, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao! 1, 2, 3.